11 mesi circa che siamo in assemblea permanente, dal 9 luglio dell'anno scorso siamo qui a lottare per il posto di lavoro e non solo, anche per insorgere insieme al territorio e a chiunque abbia la coscienza e la voglia di migliorare le cose per tutti. Sì, la fabbrica è ferma esattamente a quel 9 luglio alle 6 di mattina. Sembra un po' di essere in uno di quei film horror in cui improvvisamente tutti spariscono per qualche catastrofe, perché tutto è stato lasciato quel venerdì mattina alle 6, convinti che lunedì si riprendeva a lavorare. La GKN ha deciso di interrompere il nostro lavoro, ecco. Ci ha licenziato in tronco. E noi abbiamo risposto subito venendo qui fuori. Ci aspettavano questi bodyguard che aveva messo l'azienda per vigilare. Piano piano siamo arrivati numerosi e abbiamo spaccato il cancello, abbiamo mandato via questi bodyguard. Nel frattempo è arrivato il sindaco, sono arrivati le forze dell'ordine e siamo entrati in assemblea permanente. Un attimo. Allora, in questo momento ci troviamo nella saletta sindacale GKN, ormai ex GKN. Qua riunivamo il collettivo, i delegati di raccordo, il consiglio di fabbrica. Abbiamo la bandiera storica della FIOM Fiat Auto Mirafiori, perché GKN era la Fiat e quindi noi continuiamo a essere legati molto a quella storia. Lì c'è una foto della Fiat degli anni 50 e quindi siamo sempre molto rimasti legati alla Fiat, alla storia delle sue lotte, delle sue sconfitte, da cui abbiamo cercato di trarre tutti gli insegnamenti possibili. No, questa invece è la bandiera del Rojava, perché siamo molto legati a Lorenzo Orsetti, un partigiano fiorentino morto in Rojava poco tempo fa, nel 2018. E questa ce l'ha messa anche lei? 26 luglio è la bandiera della rivoluzione cubana, perché in tanti di noi sono simpatizzanti del 26 di luglio e comunque in generale simpatizziamo un po' per tutte le lotte impossibili di quando c'è il piccolo che sfida il gigante o il potere costituito, e in fondo Cuba ha sempre rappresentato un po' questo. Poi va detto che noi qua sul territorio a Campi Bisenzio abbiamo un cantiere sociale che si chiama Camilo Cienfuegos e molti dei lavoratori di questa fabbrica sono cresciuti frequentando questo cantiere sociale che appunto si fa ispirare dalla rivoluzione cubana, ripeto, sia come ideali ma anche e soprattutto come esempio di resistenza e di lotta e di dignità. Quello che ci ha ammazzato non è soltanto l'aver perso il lavoro, ma aver perso proprio la nostra intimità sociale. E quindi io ho avuto a livello personale veramente una botta emotiva, perché per il lavoro si trova. Ma qui è la comunità che ho sentito anche nei miei colleghi, perché poi ho un rapporto con ogni singola persona, essendo residente, avendo fatto anch'io sindacato. E sono 21 anni e ho fatto una buona carriera personale, non quella carriera di soldi come quella gente che dice vabbè chiudiamo, andiamo via. Quelli sono assassini, non sono persone. È un po' come se da un giorno all'altro tutta la vita che avevi fatto ti viene portata via, perché comunque eravamo e siamo i classici metalmeccanici bianchi dentro
la fortezza europea, e quindi siamo stati portati a pensare che il licenziamento, il trovarsi da un giorno all'altro senza uno stipendio, in fondo a noi non ci toccava. E invece quel 9 luglio ci hanno semplicemente trattato come trattano tutti gli altri. Fate un sorriso. E ora stiamo organizzando anche per il nostro anniversario il 9 luglio, che stiamo organizzando ora la squadra di chi c'è, chi non c'è, cosa si compra, cosa si gestisce, dove si vende, la mappatura di dove mettere i banchini, dove preparare, che noi siamo operai ma siamo anche molto organizzati, quindi la forza non ci manca. E come avete fatto ad organizzarvi così presto dopo il licenziamento, dopo i 2 giorni? C'erano già 1000 persone con voi. Perché ci siamo rimboccati le maniche, diciamo così, perché abbiamo già un istinto noi all'interno, e siamo organizzati perché, ritornando al discorso di prima, siamo una comunità. E sì, è vero che siamo divisi, ma all'interno dell'azienda noi ci si dava anche una mano fra di noi, e si parlava, si interloquiva, ecco perché l'organizzazione a noi ci viene spontanea. Fin da subito il territorio ha risposto con una grande solidarietà, anche il comune passante, le associazioni, i circoli si sono resi disponibili subito ad aiutarci. Ci è venuta a mente tanta solidarietà, che si è sentito un calore, almeno personalmente facendo il volontariato, e ho sentito un calore enorme, veramente enorme. Già dall'inizio, non mi ricordo se era l'11 di agosto, si organizzò una manifestazione a Firenze, dove hanno partecipato, che era a pochi giorni dall'inizio del presidio, e dove hanno partecipato circa 5.000 persone. Diciamo, in così poco tempo hanno iniziato a seguirci già tantissime persone. Poi c'è stato il 18 settembre, dove hanno partecipato in 40.000. E lì è stato, sì, si può dire, una sorpresa, perché c'era davvero un mare di persone. Risorgiamo, sorgiamo come il sole al mattino. Risorgiamo, sorgiamo come il sole al mattino. Sorgiamo è appunto il motto dei partigiani che hanno liberato Firenze nel 44. Se non lotti, che uomo sei? 5-4-3-2-1-0-6. Se non lotti, che uomo sei? 5-4-3-2-1-0-6. Qui oggi come compagna di un lavoratore licenziato, come gruppo di supporto alla lotta CKN, che è nata intorno dal primo giorno in cui è stata mandata quell'email, e sono qui anche come lavoratrice, perché questa è la manifestazione di tutte noi. Se non lo dico, uomo sei. 5-4-3-2. Noi vogliamo lottare per una società che sia organizzata attorno agli interessi e alle esigenze dei lavoratori e non di chi li sfrutta. Avanti, uniti, e adesso incrociamo. Avanti, uniti, e adesso incrociamo. Incrociamo, incrociamo. Se non lo dico.
No, io mi è venuta la lacrima e infatti mi nascondevo. Vedere ragazzi di 18 anni, che poi sono anche intervenuti, e io vedevo mio figlio. Vedevo, infatti viene qua. Non la ridiamo questa. No. Vedevo per dire. Vedevo mio figlio c'ha 13 anni la settimana prossima. E c'era proprio quella cosa per dire, ma cosa lasciamo a loro? Se noi stiamo fermi, loro cosa riceveranno? È come la cosa dei monumenti. Monumenti di una vita e sono ancora lì. Le case di ora e cascano con un semplice terremoto, significa che non stiamo facendo un buon lavoro. E io vedendo quel ragazzo di 18 anni, io ho visto un figlio. Sin da subito, sin da quel 9 luglio, abbiamo cercato di impostare la nostra lotta in modo diverso da come erano andate le altre lotte. Noi abbiamo detto che quello che c'era accaduto è il risultato di una serie complessiva di eventi che sono quelli che poi hanno schiacciato completamente tutti i diritti e tutte le possibilità della classe lavoratrice di questo paese, e che quindi se si doveva andare a risolvere il nostro problema era necessario risolverlo il problema in senso generale, e per cui non abbiamo detto al territorio salviamo il nostro posto di lavoro, noi abbiamo detto insorgiamo tutti quanti affinché questi processi abbiano una soluzione complessiva e comune. Come abbiamo fatto a portare 30.000 persone? Innanzitutto noi siamo sempre stati una fabbrica multirelazionale, cioè noi sapevamo che l'unica difesa contro la multinazionale, il fondo finanziario, il grande capitale era la solidarietà, e quindi negli anni siamo sempre stati presenti a tutte le lotte possibili e immaginabili e abbiamo sempre cercato di stringere tutti i legami sociali, quindi di essere attivi nei movimenti ambientalisti, nei movimenti antifascisti, o banalmente molti di noi sono volontari ai circoli ARCI, alla Protezione Civile, alla Misericordia. Alcuni di noi allenano i ragazzi a calcio, cioè il fatto di essere riusciti a difendere il nostro tempo libero, difendendoci da livelli di sfruttamento alti, dagli straordinari, ha fatto sì che tanti di noi fuori dalle 8 ore di lavoro, o in forma politica e cosciente, o in forma non direttamente politica e non direttamente cosciente, avessero legami con questo territorio. Quindi quando i 420 lavoratori più l'indotto 500 sono stati licenziati, è stato tutto il territorio a sentirsi in qualche modo strappato. Poi da lì però credo che se abbiamo portato milioni di persone in piazza è perché abbiamo chiarito che il problema non era il nostro singolo posto di lavoro. Anzi, noi eravamo e siamo da licenziati e cassa integrati ancora più fortunati di milioni di professionisti autonomi, precari, lavoratori e lavoratrici in appalto che nemmeno hanno il diritto di essere chiamati licenziati. E quindi abbiamo lanciato il motto Insorgiamo per dire che bisognava ribaltare i rapporti di forza in tutto il paese per salvare GKN e per salvare GKN e per salvare l'intero paese. E da lì ci siamo trovati 30.000 persone in piazza. Vogliamo un progetto che duri, non un progetto che arrivi, duri un anno, buttino fumo nell'occhio e poi muore per farci stare zitti. Si vuole cercare diciamo, investimenti e roba varia per un progetto che duri nel tempo, ovviamente non nulla è eterno, però non una cosa che duri un paio d'anni, sennò siamo un'altra volta punto a capo. Quindi creare una cosa abbastanza, che magari un qualcosa che il nostro progetto tiri diciamo ancora un altro progetto e si richiude un cerchio e quindi fare ancora meglio. Noi innanzitutto vogliamo che qua la produzione torni provvista di tutti i diritti che avevamo, perché noi difendiamo un posto di lavoro sia inteso come posto di produzione ma anche come patrimonio di diritti complessivi, perché i nostri diritti sono quelli che ci siamo costruiti in quasi 15 anni di lotte e
addirittura noi ereditiamo gli accordi e i diritti degli anni 70 e degli anni 60. Anche alcuni diritti che ci sono stati tolti a livello nazionale, come per esempio l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori Italiano, noi qua abbiamo ottenuto un accordo che qua continua a valere. E chiaramente nel momento in cui ci hanno licenziato dicendo che questo licenziamento era colpa della transizione ecologica, perché l'automotive va verso la transizione ecologica, a quel punto innanzitutto noi abbiamo rifiutato di essere responsabilizzati, come dire, socialmente della transizione ecologica, nel senso che la transizione ecologica la devono pagare in termini sociali le grandi case costruttrici, i grandi capitali, non di certo i posti di lavoro, perché a me non mi hanno chiesto quando mi hanno assunto che cosa mi andava di produrre, mi hanno assunto e basta. Allora, noi inizialmente, quando GKN è scomparsa, è scappata via, insieme ai studenti di Pisa, dell'Università di Pisa, avevamo tirato fuori due progetti. Uno che riguarda i semiassi da produrre per i mezzi pubblici, e la seconda per produrre proprio l'idrogeno, che in realtà è un gas completamente pulito, 100% pulito, cosa che di sicuro le macchine elettriche non sono. E quindi potessimo scegliere, noi oggi ci vorremmo essere riconvertiti dentro la filiera produttiva dell'industria italiana autobus, di un'industria quindi pubblica che fa autobus, e crediamo che quella sarebbe l'unica reale mobilità ecologica e sostenibile. Autobus o altri mezzi pubblici, insomma. Non abbiamo questa scelta, l'attuale proprietà ci vuole riconvertire a motori elettrici. Peccato che per produrre motori elettrici tutto questo stabilimento va trasformato in una scatola vuota per poi portare altre produzioni. Quindi noi abbiamo adesso una fabbrica che deve essere trasformata in una scatola vuota in attesa delle nuove produzioni. Quando noi saremo una scatola vuota, quello sarà il momento in cui proveranno a farci crollare. E quindi noi stiamo cercando di gestire questo processo di reindustrializzazione tenendo viva la lotta e con delle garanzie. Non è facile, perché per reindustrializzare una fabbrica ci vogliono 2 o 3 anni, e 2 o 3 anni sono un tempo di vita enorme, e probabilmente questo è tutto calcolato. Cioè è calcolato che loro ci promettono qualcosa che avverrà tra 3 anni, e da qua a 3 anni noi forse potremmo non arrivarci mai. Siccome questi investitori non stanno venendo fuori, perché le... secondo quello che dicono loro ci sarebbero dei problemi con la borsa, con chissà che cosa, va bene, siamo in attesa che si sviluppi qualcosa di diverso. Nel frattempo continuiamo a insorgere, nel frattempo continuiamo a mantenere il livello di autogestione interna, e nello stesso tempo manteniamo il materiale che GKN vuole assolutamente recuperare. Tutto il materiale deve ancora rimanere qua dentro. Allora, noi circa una decina d'anni fa abbiamo deciso di riunirci in un circolo qui vicino, e da lì abbiamo organizzato questo collettivo. E abbiamo fatto il primo gruppo collettivo a cui si erano segnati quasi tutti, e saltuariamente ci si riuniva e si parlava un po' dei problemi che potevano esserci dentro la fabbrica. Questo si è fatto perché, in modo tale che anche chi non era partecipante all'attività sindacale della fabbrica, oppure ero di un'altra sigla sindacale, potesse partecipare liberamente. Un sistema per unire un po' tutti, cioè dal più militante a quello più indifferente. E diciamo che c'è stata una risposta abbastanza positiva. E questo ci è servito, uno, per tenerci informati un po' di tutto quello che avveniva anche alle singole persone, ecco, i problemi delle singole persone, ma anche per far vedere al padrone che comunque
non era completamente, come posso dire, non era completamente capo di tutto. Ecco. Loro poi piano piano hanno risposto creando delle figure tipo l'operatore OS, l'operatore Q, per cercare un pochettino di dividere, dando questi piccoli contentini. E non ci è riuscito neanche in quel caso, perché naturalmente era anche gestita sul favoritismo e quindi non ha fatto altro che unire tanti altri a noi. Noi invece in quel caso si è risposto in un modo molto particolare, col merchandising, con il vestiario. Noi si è iniziato a portare questo scaldacollo con la scritta collettivo di fabbrica, in modo tale che i lavoratori che entravano dentro la fabbrica e portavano questo scaldacollo, il capo potesse vedere che comunque era uno di noi. È stata una risposta molto positiva. E poi piano piano, vabbè, siamo riusciti anche a riunirci all'interno della saletta sindacale a fare dopo i turni di lavoro, una volta a settimana a volte anche, di riunirci proprio quelli del collettivo, ecco, a gruppi magari piccoli. E quindi in questi collettivi si decideva un po' cosa fare, sia come attività interne sindacali e anche esterne, come diceva Massimo prima, di andare a dare solidarietà e sostegno alle aziende che erano in lotta per un problema, tipo ad esempio la TechSprint, che è stato uno delle ditte a cui noi abbiamo portato molta solidarietà, proprio attivi lì con loro, poi anche con la Beckert. Siamo stati anche alla Beckert. Insomma, l'attività nostra è iniziata così. Probabilmente da qua sono passati centinaia di lavoratori che hanno contribuito all'organizzazione e alla storia del collettivo di fabbrica senza nemmeno saperlo, perché noi veniamo appunto da Fiat e quindi veniamo dai racconti di come si stava in fabbrica, dei vecchi Fiat che ci spiegavano come e perché fare più o meno pezzi alla macchina, come rispondere anche nei comportamenti quotidiani al padrone, alla direzione aziendale. Poi però quei lavoratori che non io personalmente, ma tanti di noi hanno conosciuto tra gli anni 80 e 90, erano anche lavoratori che erano stati però piano piano corrosi da una concezione burocratica del sindacato, per cui per esempio quello non l'abbiamo ereditato da loro. Quando nel 2007-2008 c'è uno scontro forte con l'organizzazione sindacale classica, improvvisamente lavoratori che fino a quel momento non avevano fatto sindacato, anzi avevano come interesse lo stadio, uscire a ballare o cose di questo tipo, si trovano a dover far loro il sindacato e scoprono che purtroppo un conto è dire no a qualcosa, quindi un conto è avere il mal di pancia e rifiutare l'organizzazione. Mi fermo. Che cos'è? Questa è la campana del turno che ancora suona sempre. Se puoi prenderla in ambientale. Quando nel 2007-2008 c'è una rottura con l'organizzazione sindacale ufficiale, il sindacato viene preso in mano, il sindacato interno, da lavoratori che fino a quel momento non avevano fatto sindacato, che pensavano ad andare allo stadio, ad andare a ballare, e sapevano cosa non volevano, cioè non volevano la vecchia organizzazione sindacale burocratizzata e moderata, ma hanno scoperto che era veramente difficile invece costruire un modello sindacale basato sulla partecipazione e la consapevolezza dei lavoratori, che alla fine è l'unico modello che può resistere, che ci può salvare. Secondo noi quello che è importante superare è il concetto di delega, che rende il lavoratore passivo, mentre il lavoratore deve essere attivo nelle scelte e prendere in mano il proprio destino. Ecco. Dal 2007 al 2008 fino più o meno al 2018 c'è stato ci sono stati scioperi, lotte, sono stati ottenuti accordi, però c'era sempre una lotta, anche molto dura, anche molto radicale. Questa era una fabbrica in cui se noi fischiavamo, questa è una fabbrica
in cui se noi fischiavamo i lavoratori entravano in sciopero immediatamente. Ci è capitato tante volte di fare scioperi senza nemmeno spiegare ai lavoratori, perché magari succedeva una cosa improvvisa, allora noi passavamo tra le linee, fischiavamo e uscivano tutti. Quindi c'era questo livello di compattezza, ma non c'era consapevolezza e partecipazione. E quindi c'era una grossa fiducia verso due, tre, quattro elementi, ma quegli elementi non potevano far tutto da soli e non potevano e non possono far tutto da soli. E allora piano piano abbiamo sempre cercato sempre di più di creare modelli di partecipazione. Quando poi nel 2018 è arrivato il fondo finanziario Melrose, abbiamo capito che probabilmente era la sfida finale per quanto ci riguardava. E quindi abbiamo iniziato anche ad accelerare sul terreno della partecipazione, per cui lì è nato il collettivo di fabbrica. Da lì abbiamo iniziato appunto a far capire che fare sindacato non vuol dire soltanto essere nel consiglio di fabbrica, non vuol dire essere soltanto iscritto a un sindacato, è una partecipazione fatta di volontariato, di militanza, di attivismo. E tutto questo poi, quando siamo stati chiusi così all'improvviso, ha pagato, perché se non avessimo avuto questo modello partecipativo noi non saremmo riusciti a resistere per i mesi successivi. L'altro elemento della nostra organizzazione sindacale è sempre stata l'apertura agli esterni, l'apertura a quelli che chiamiamo i solidali, per cui per esempio avevamo già creato un gruppo di supporto esterno nel 2018, cioè se c'erano grafici, altri lavoratori e lavoratrici di altri settori, compagni e compagni dei centri sociali, di organizzazioni di sinistra che volevano darci una mano, esisteva il gruppo di supporto. E nel gruppo di supporto noi avevamo bisogno di tutto, da un aiuto nel seguire i social, fino alla grafica, a tutto quello che non riuscivamo a sviluppare internamente. E guardando nell'estero, com'è che la gente può aiutare questa lotta o essere parte di questa lotta? Perché noi veniamo dalla Germania. Purtroppo non abbiamo avuto il tempo di essere internazionalisti, nonostante lo siamo, ma non ne abbiamo avuto proprio il tempo, perché la verità è che i legami sindacali e intersindacali internazionali spesso sono i più difficili, anche perché sono quelli più soggetti a vincoli di natura burocratica. Noi abbiamo anche provato dentro il CAE, Comitato Aziendale Europeo, che in inglese è International Working Council, a porre la nostra questione, ma abbiamo trovato un muro di gomma. Ci sono state prese di posizione di solidarietà da parte delle organizzazioni sindacali, delle centrali sindacali internazionali, assolutamente, però che non si traduce mai in una pratica, al massimo in qualche interrogazione a Bruxelles, si fa anche questo, ma va da poche parti. E quindi, non avendo avuto il tempo di essere internazionalisti, pur essendolo, quello che sicuramente si può iniziare a fare è trovare il modo, appunto, come state facendo voi del resto, di tradurre il materiale che abbiamo e di spiegare questa lotta in altre lingue, cosa che non abbiamo ancora avuto il tempo di fare. E al momento purtroppo altre azioni concrete e pratiche non le riusciamo a fare. Diciamo che siamo impegnati nella conquista, nel tentativo di insorgere qua in Italia, non perché pensiamo che sia possibile insorgere solo in Italia, ma perché speriamo che vi arrivino notizie di una lotta che è sempre in crescendo in futuro anche nel resto dei paesi europei e non solo.